Salve a tutti cari amici di Opinione di Luzio, siamo qui insieme a seguire una disputa purtroppo già cominciata, però che secondo me è interessante, adesso vi passo, sul fatto che il pubblico sia più o meno intelligente, abbia buon gusto oppure no. Buon ascolto. Ma io ti dico che sul teatro lui ha portato più di 1000 persone, su YouTube 200 visualizzazioni ci ha avuto, che saranno sia noi fratelli e gli amici, cioè voglio dire, non ha calcolato nessuno. Non va a teatro. C'è gente che non va a teatro. Allora tu mi dici che il pubblico YouTube è saggio. Il pubblico YouTube è saggio. No, non ho detto che è saggio, ho detto che non tutti sono stupidi. No, io ti voglio soltanto dire che è così, capito? Non è veritiera sta cosa. Su YouTube, alla fine, molta gente si canalizza su quello che è la condivisione globale di tutti. Quando c'è un milione di visualizzazioni, si pensa che questa è una perla, è una chicca. Ma poi alla fine, magari, manco l'hanno visto per tutto e non hanno manco capito quello che c'è, il messaggio che ha mandato quel video, che magari stanno fatte anche bene, ma niente di trascendentale, capito? Perché le persone che realmente muovono il culo per fare uno spettacolo, per fare arte, si muove in altri canali, capito? Non gliene importa della spettacolarizzazione di ciò che fanno. Fanno il riso con il vero artista, fa riscontro con se stesso, oggettivamente, che piace quello che va. Ma sono due cose completamente differenti comunque, il teatro e internet. Per me no, non sono due cose differenti, il teatro e internet. Per me non dovrebbe essere così. Lo è in realtà, però non dovrebbe essere così, logicamente. E forse molto probabilmente noi siamo deviati da un discorso di YouTube a livello italiano, perché già a livello estero noto che c'è una maggior partecipazione da parte di chi guarda i video su altre modalità di come creare un video, ok? Non sulle banalità, non sulle stupidità, ok? Che noto che, voglio dire, ci stanno anche quelle, mica perché, però voglio dire, torno a ripetere lo stesso termine che ti ho ripetuto prima, non spettacolarizziamo cose che alla fine sono idiota, che sono delle idiozie, come le dobbiamo chiamare. Sono parecchie. Però la gente si cima di questo alla fine, e questo mi duole il cuore, perché logicamente avrei voluto sicuramente che Dio non un risalto maggiore a chi ci mette del suo, naturalmente. Ma non è possibile, capito? Non è possibile perché logicamente, se Benigni su YouTube ha 1 milione di visualizzazioni, è il brand forte del suo nome che si porta. Perché Benigni, anche da quando esci di casa, lo trovi sul manifesto sul muro, lo trovi su tutte le edicole, su tutti i giornali. Accendi la TV, te lo vedi 18 volte. Te mi fai dei paragoni veramente... Vabbè, Benigni è chi rego... Io ti dico, i commenti che ho avuto da persone che conosco, Benigni sulla trasmissione televisiva che ha fatto lunedì, tutti hanno detto che è stata una gran cazzata. Ha fatto altro che parlare di Berlusconi, prendendolo per il culo, quando la gente si credeva che avrebbe fatto un po' più la parte della persona che filosofeggiava sulla carta, sulla nostra Magna Carta di libertà, che è la Costituzione italiana. Non che andasse a fare la solita manfrina di mettere in ridicolo e risalto le stupidaggini di Berlusconi e di quanto è stupido lui come persona. Non questo, voglio dire. Lui ci ha preso 6 milioni di euro per far quello, eh. Non è che l'abbiamo pagato noccioline, voglio dire. Anzi, l'ha pagato la RAI, che poi a gennaio ce lo farà pagare sul canone. Questo senza ombra di dubbio, ok? Questo ti voglio dire. Io ne ho visto un pezzetto ieri sera e non parlava di Berlusconi, della Costituzione italiana. Sì, allora te se non l'hai visto all'inizio. No, un pezzetto ti ho detto. L'hai visto alla fine. Non so se era all'inizio. Io ti dico, quelli che conosco io su Facebook me l'hanno detto e... Che ha parlato di Berlusconi, semplice. Ha parlato di Berlusconi, che non c'entra un cavolo con la più bella carta della Costituzione, cioè mettere in controluce, cioè Berlusconi, per poi andare a parlare della Costituzione, non mi sembra che un attacco di su Berlusconi è una roba, basta, cioè vedo che è stato strumentalizzato, non se ne può più di Berlusconi, basta, lo so, non se ne può più, però la gente parla di quello. Cosa è successo? Quindi scusate, faccio il moderatore per concludere. Adesso ognuno dei due dice la sua, come vede il mondo di YouTube. Mi pare che il problema era se il pubblico è intelligente o stupido, e limitatamente a YouTube o altri settori, no? Sì, allora, chi è che vuole cominciare? Prima le donne, prima, mi sembra giusto. Non si può generalizzare comunque. Non è che tutti sono stupidi o tutti sono dei grandi intenditori di arte o...
di humor, cioè c'è un po' di tutto lì. Ma secondo te il pubblico nella maggioranza che cos'è? Proprio nel suo insieme completo, il pubblico ha buon gusto oppure no? Secondo me metà e metà. Metà, beh, sei ottimista in questo senso. E secondo te il pubblico, per esempio, di teatro rispetto a quello di YouTube o della televisione? È molto più di elevato livello, cioè quello di teatro. Livello, e tra televisione e YouTube? Se dovessi fare una scaletta, no? Dove c'è il miglior buon gusto e poi esce. Teatro. Teatro, poi? Sì, poi dopo televisione? Televisione sotto. E YouTube? Sotto. Sotto la televisione. Bene, su questa dichiarazione finisce invece Luzio, adesso ci dice la sua conclusione. Dici, Luzio, cosa pensi, dai, esprimiti, il canale è il tuo. Cioè, quello che voglio dire io su questo è che in pratica stiamo sempre ben attenti e siamo piuttosto critici su ciò che noi andiamo a scegliere, perché logicamente non prendiamo sempre per partito preso ciò che gli altri ci hanno dato in dono, perché logicamente dobbiamo avere anche una riprova di essere della nostra capacità di poter analizzare con le nostre capacità, tra virgolette, di poter in qualche modo anche noi stessi, nel nostro piccolo, poter avere anche noi un giudizio critico su ciò che è arte e ciò che non è arte, logicamente. E fare la bandierina, come fanno in tanti che portano la maglietta tanto perché la portano un milione di persone e quindi vanno per partito preso e poi vai a fare le domande, come capita molto in televisione quando vogliono fare i gossip o i dossier sulle stupidaggini delle persone dal mondo della politica, dal mondo della musica, gli chiedono due parole di un testo di una canzone, non si sanno spiegare nemmeno di che canzone si sta parlando. Allora io noto una certa fanciullaggine da parte della massa nel guardare una cosa, voglio dire, perché non la sta guardando in realtà, sta soltanto facendo una cosa da automa, non reagendo d'impulso, riflettendo su ciò che guarda, mostrando la propria capacità di interiorizzare quello che vede e poi reagire e creare d'impulso una propria espressione di se stesso, qualcosa che lo porta alla crescita, che porta comunque a essere un po' più profondo, insomma. Non a studiare in maniera mnemonica le cose, ma percepirle, digerirle e poi per saperle anche comunicare a parole proprie. Perfetto, ma se ti faccio una domanda, secondo te il pubblico è maturo oppure no? E se è maturo, dove, in quali settori è più maturo e in quali lo è di meno? Cioè teatro, televisione, eccetera. Questo, cosa pensi tu di questo? Cioè il discorso della maturità del pubblico? La maturità la incontro molto di più, soprattutto nei luoghi molto spesso di teatro e nelle piazze da parte degli artisti di strada, che per, logicamente gli artisti di strada vanno nell'anonimato, quindi se creano gente attorno vuol dire che sanno fare il loro lavoro. E nel teatro molto spesso, non sicuramente se vai alla Scala o nel Teatro Massimo di Palermo, ma se vai nei teatri locali, se a fine dello spettacolo c'è un grande battito di mani, vuol dire che sicuramente è stato bravo a recitare, perché lì c'è una grande massa critica di ciò che è veramente arte oppure no. Questo è il mio pensiero. YouTube deve crescere, forse all'estero è già cresciuto per quel poco che qualche volta vado a guardare ciò che viene fatto dai nostri concorrenti rispetto all'Italia. Tutto lì, arrivederci. Bene, cari amici di Opinione di Luzio, avete visto il primo dibattito che è stato migliore sicuramente grazie al fatto che io lo abbia moderato. Vi aspetto al prossimo dibattito e buonasera a tutti.